Salve a tutte e tutti. Eccomi qua ancora una volta con tutte e tutti voi. Oggi è sabato e ieri è stato venerdì. Spero che tutti voi stiate bene. E così voglio parlare del più e del meno ancora una volta. Innanzitutto, finendo il discorso, mai finito. Di Beppe Grillo, della sua originalità, del Vaffa Day. Beh, io ho visto in internet qualcosa di Thomas Milian e anche lui mandava tutti a fanculo, come anche Bombolo. Vaffanculo! Che è nuovo, addirittura dal teatro dell'opera che in Francia avevano proibito, fra le varie oscenità che dicevano le comparse, c'era il vaffanculo. Ecco, guardate un po'. Allora, è la prima volta che nell'arte qualcuno manda a fanculo? Il grande Bombolo, grande in tutti i sensi. Hai capito? Fanculo, ma batterà fanculo, ma batterà fanculo, ma batterà fanculo, ma Ecco, batterà eccovi fanculo, ma serviti. batterà Lui e fanculo, Thomas ma Milian sempre a batterà mandare a fanculo, ma fanculo. batterà fanculo, ma 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 batterà fanculo. Adesso vi faccio vedere a chi si è ispirato Beppe Grillo, al personaggio di Malik Malouk di Giorgio Bracardi, che manda a Fangala, perché in quell'epoca non si poteva dire a fanculo nella tele, i politici italiani e la politica italiana. Arassaran Fangala! Come fa Beppe Grillo nelle piazze? Poi ditemi se non è lo stesso. Hai capito? Ecco qua. Avete scoperto che c'è stato un Beppe Grillo prima di Beppe Grillo che mandava i politici, i calciatori, gli sportivi?
Potrei continuare con innumerevoli esempi. So che ho ricevuto delle critiche per farlo e proprio per questo continuo dicendo di questo tema. Com'è facile radunare delle persone e coinvolgerle emozionalmente mandando a Fangala, Arasaran Fangala, che era l'equivalente aneddotico di fanculo, ma va a fanculo o arriva a fanculo. O come è facile fare dello spettacolo di bassa lega come quello di Thomas Milian e di Bombolo, mandando a fanculo e quando si incazzavano. E purtroppo questo è uno dei contenuti che prevalgono nella campagna, cioè lo sfogo emozionale in politica è peggio che nello spettacolo. Almeno nello spettacolo la catarsi porta al divertimento. Ma nella politica che porta all'eccesso. E quindi io volevo dire che certo il Movimento 5 Stelle ha dato delle illusioni a molti, anch'io, che come si vede nell'immagine di un video faccio vedere che c'ho le schede elettorali, ma poi bisogna vedere che riescono a concretare, perché non si può andare avanti semplicemente facendo spettacoli come quelli di Giorgio Bracardi che avete visto, che già mandava Bruno Vespa, Fangala, Arasaran Fangala, e adesso Beppe Grillo l'ha mandato a fanculo. E che avrebbe detto Giorgio Bracardi al nostro amico Marco Travaglio? Fangala, Arasaran Fangala, e poi anche come Lucio smentisco. E poi che cambia? Che fai, Marcuccio? Vuoi che ti dica qualcosa? Vuoi che ti dica qualcosa? Vieni qua, vieni qua. Cioè, era quello lo spettacolo di Lucio Smentisco in Striscia la Notizia. Cercate Lucio Smentisco, Striscia la Notizia, spernacchiava tutti: Andreotti, Bruno Vespa, Enzo Biagi, cioè chiunque. Allora, è uno spettacolo populista e demagogico, però è uno spettacolo. Io dico che se uno dei contenuti della politica, quello di andare in piazza a fanculo, mandare in piazza a fanculo la gente, magari diventa catartico nel momento che la gente catalizza la sua furia e tutti quanti in coro seguendo il leader, va a fanculo, non gli piace qualcosa, il gelato è aumentato, va a fanculo, c'ho le emorroidi. Vaffanculo, però così seguire l'impulso del momento serve solo per uno sfogo. Ma la politica è altro, quello è spettacolo, spettacolo di Giorgio Bracardi. Adesso io ho mostrato l'evidenza che queste cose funzionano più che altro nel cinema e nella televisione, ma nella politica tutto continua come prima. Perché tanto l'unica cosa che si fa gridando a fanculo in piazza è uno sfogo della gente. Ma veramente serve a fare una rivoluzione? Voi pensate che andare in piazza ogni tanto a mandare a fanculo serve a cambiare il paese? O è un modo per tenere calma la gente insoddisfatta? Beppe Grillo ha detto lui stesso che se non fosse per lui sarebbe difficile controllare milioni di persone da tutta loro sconforto e il malestare che hanno. Sarebbe difficile controllare i disoccupati e i precari. Quindi che succede? Lui ha detto se non ci fosse il Movimento 5 Stelle si arriverebbe allo scontro. Allora, la sua politica, il suo modo di fare sfogare la gente nelle piazze mandando a fanculo, è più funzionale alla vecchia politica perché la gente si sfoghi che non a una nuova forma di fare politica perché scende a compromessi col vecchio sfogando la gente per le strade. Invece la gente dovrebbe organizzarsi, pensare a mente fredda che cosa fare, come cambiare la politica. E quindi voglio dire, questa non è una delle caratteristiche migliori del Movimento 5 Stelle, il mandare a fanculo. Tutti ridono di Beppe Grillo in internet dicendo: "Ah, ti ha mandato a fanculo? No, e a te ancora ti ha mandato a fanculo?". Che cambia quando lui manda a fanculo qualcuno? Niente. Seguiranno i suoi consigli. Al giorno d'oggi, con i matrimoni ugualitari e l'adozione dei figli da parte delle coppie omosessuali, neanche è più un insulto, diciamo, sarebbe visto come un consiglio. Io non ci vado né lo faccio perché non mi piace,
Ma se tu mandi qualcuno a fanculo, poi ti dicono: lo volevi insultare? No, gli volevo dare un suggerimento. Allora non è un insulto e non ti possono denunciare per insulto. Se a Beppe Grillo gli dicono: lei voleva insultare le persone che ha mandato a fanculo in piazza? No, gli stavo dando dei suggerimenti. Allora non è più un insulto. E allora che senso ha dirlo? Per esempio, gli dicono: ah, mi sono scordato il nome. Vabbè, a un politico italiano lo mandano a fanculo perché lui ha esposto la sua vita privata, non mi ricordo come si chiama. E vabbè, lui dice: mi danno delle suggerenze, ma io le seguo già ogni notte. Quello che poi nelle registrazioni rideva con un direttore dell'Ilva dei bambini malati, a quanto hanno detto in internet, no? Beh, e se lui lo mandano a fanculo, per lui una suggerenza non è un insulto, già ci va per conto suo. E quindi che cosa risolve Beppe Grillo mandando a fanculo? Che poi anche la base lo ha mandato a fanculo. E diventa un nuovo gergo. Magari siamo così aperti e progressisti che un domani, invece di salutarci, vaffanculo. Ah, ciao, vaffanculo, anche tu. Che sarà il nuovo saluto del Movimento 5 Stelle? Invece di dire a noi o compagno, si dirà vaffanculo. Dai 5 e dici vaffanculo, ah, vaffanculo pure te, sarà il nuovo saluto. Cioè, Beppe Grillo non ha cambiato la politica con il vaffanculo dei, ha desvirtualizzato in un mondo pluralista moderno dove addirittura non è più insultivo, ha tolto il significato all'insulto vaffanculo, è passato nel gergo quotidiano, quindi non è più un insulto. Cioè, una volta che mandi a fanculo il primo ministro, il presidente del Consiglio dei ministri, e che succede? Ci andrà, non ci andrà? Sono cazzi suoi, a chi gli frega? Beh, questo era uno dei temi. Tutto questo per dirvi: non dovete seguire solo emozionalmente quello che fanno i 5 Stelle, anche perché poi alla fine rimane un segreto fra pochi iniziati quello che loro fanno, a che compromessi scelgono di scendere con gli altri politici. Loro vogliono soltanto adesione della base. Poi niente, segue i telegiornali, sempre le solite corbellerie. Sono contento che mi seguiate sempre di più e sono preoccupato per questo dell'Ebola, che sembra che non prendono nessuna misura preventiva. E possiamo morire tutti da un momento un altro. Poi che dire, non so, l'Expo 2015 mi sembra che sarà come il mondiale brasiliano del 2014 e le Olimpiadi brasiliane del 2016. Non ho molto da aggiungere per il momento e quindi vi lascio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ho voluto far vedere come Malik Maluk già mandava a Fangala, a Rassara Fangala, Lucio smentisco, che non ve l'ho fatto vedere perché, ma vi ho fatto vedere Bombolo in cambio a Thomas Milian mandando a fanculo, che ha di nuovo Beppe Grillo e che nelle sue kermesse di politico, perché non è più comico, ripresenta il repertorio comico degli anni 60, 70, 80. A volte ritornano, diceva Stephen King, e a volte il repertorio comico ritorna in una nuova veste, questa volta politica. Oh, si vede che gli elettori di oggi si accontentano di quello che avrebbero rifiutato ieri. Questa è una rivoluzione? O è la sovversione dei valori, la maleducazione come principio di lotta? Boh. Ciao.